L'Atletico Nissa di calcio a 5, dopo la straordinaria, fantastica, per certi versi irripetibile scorsa stagione di Serie D, vuole essere ambiziosa anche nell'imminente campionato di Serie C2. La società è stata fondata da Filippo Costa, ex calciatore di buon livello, nel 2020. Un gruppo di 14 calciatori, di cui 12 sono atleti nisseni. Questa è la più grande vittoria dell'Atletico Nissa. Campionato di Serie C2 che per i giallorossi comincerà sabato da Pedara con l'obiettivo di conquistare almeno i playoff. Nel frattempo, nell'attesa il prossimo anno di fare la fusione con la Nissa, nuovo presidente è stato nominato Totò Messina, un appassionato di sport, di calcio, da anni impegnato nel calcio. Una famiglia di sportivi Messina, dal momento che anche i figli Luigi, portiere dell'Atletico Villalba, e Matteo, che aveva cominciato la stagione nella Gorgonia, giocano a calcio. Sono molto onorato dell'incarico che mi è stato accordato, ringrazio a tutti i soci per avermi scelto. Che dire, dico che quest'anno giochiamo con il nome Atletico Nissa, ma perché non potevamo per vie burocratiche giocare come la squadra con il nome Nissa. Quindi diciamo che l'Atletico fa parte della Nissa, un altro anno passeremo come Nissa. L'obiettivo è centrare i playoff, devo dire che abbiamo un mister, è vero che è giovane ma è anche veterano, è uno che se ne intende molto di calcio a 5. Ha preso 3-4 giocatori di categoria e quindi, ripeto, i playoff sono il minimo che da centrare. Poi abbiamo i due brasiliani che stiamo avendo un po' di problemi per il tesseramento. Se arrivano i brasiliani l'asticella un pochettino sale. E sono felice di avere squadra 14 tesserati, di cui 12 nisseni, e questa è la cosa che più mi preme dire, per cui sono orgoglioso e lo dico forte. Abbiamo iniziato per scherzo e la società si è innamorata di questa disciplina. Spero che altre società si uniscono, di questo ne sono contento, perché già so che almeno due squadre di Caltanissetta faranno il campionato di Serie D e che cresca la disciplina qui a Caltanissetta, che insomma si era un po' persa nell'ultimo periodo. Andremo a visitare Pedara, andremo a fare questa trasferta, una delle più lunghe trasferte, però insomma è molto incoraggiante, perché l'anno scorso iniziai con la trasferta più lunga, ho perso la prima partita e poi ho fatto 19 vittorie di fila, quindi per me possibilmente è un segno del destino avere la trasferta più lunga come prima partita.